Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen. Siamo tornati oggi su PES 2016 e siamo nella My Club, la Road to Division 1. Ora ragazzi, questo è il grafico della divisione che ho fatto finora. Ora, se potete notare, la penultima partita è la prima, l'ho persa per 3-0, mi dà sconfitta. Però in realtà mi sono disconnesso, cioè è caduto il server, non le ho perse 3-0 realmente. L'unica sconfitta che ho subito è stata quella con il Barcellona per 1-0. Poi ho ottenuto due pareggi e la vittoria con l'Ajax per 1-2. Quindi come vedete siamo a 5 punti, servono 7 punti per salvarsi e 10 punti per andare in divisione 8. Quindi oggi proverò a lottare, perché se dovessi comunque fare due vittorie potrei andare già in divisione 8. Altrimenti devo cercare comunque, ovviamente ragazzi, il mio obiettivo primario è quello di salvarmi per ora, sperando che i server non cadano. Quindi ragazzi, andiamo subito nella prima partita del giorno. Allora ragazzi, eccoci qui, questa è la formazione del mio avversario. Vedete, c'è Snyder, Palacio, Modric, Sharawi, Tioté, Telles, Miranda, Arbeloa, Agger. Davanti c'ha Rgota, che non so chi sia, e Toselli. Io, vedete, ho schierato Lewandowski destro, Baggio, Isco a centrocampo insieme a Milojevic, poi De Jong, Collaro, Godin, Mascherano, Lam e Leali. Questa è la formazione che dovrei usare sia in questa che nella prossima partita. Quindi andiamo subito nella prima partita del giorno, vediamo come va. Crossiamo subito palla, pallone che arriva! Mattia destro, di pochissimo fuori, ragazzi, subito pericolosi. Attenzione qui che se ne va al tiro, Pales è fuori. Pallone messo dentro, al tiro, parata del portiere. Attenzione qua che era uscito col portiere. Proviamo il tiro, non ci credo, fuori a porta libera. Incredibile ragazzi, era uscito col portiere. È difficile non andare in porta. Ancora qua, pallone per Lewandowski, non ci credo, ancora errore. Non ci posso credere, davanti la porta Lewandowski. De Jong dentro, il pallone che rimane lì, ancora il tiro parato. C'è la respinta e non ci credo ragazzi, doppiamente sul portiere. Ho anche angolato il pallone con la levetta analogica, ma tirano centrale. Ancora il pallone per Roberto Baggio, al tiro, ancora la parata. Ragazzi, non vuole entrare la palla, non vuole entrare. Ancora Lewandowski fuori, Lewandowski fuori, ragazzi, non riesco a segnare. Primo tempo dominato, ma 0-0. Qua Mascherano, ma che cosa ha combinato? Ma non ci posso credere. No ragazzi, no, è sempre le solite cagate di PES. Attenzione qua, Lewandowski. Lewandowski è saltato difensore, il tiro, il palo. C'è fuori gioco ragazzi, non vuole entrare, non vuole entrare. Se ne qua Roberto Baggio, scatto di Roberto Baggio, ancora lui. Ragazzi, ancora Roberto Baggio, ha fatto tutto da solo il pareggio. Il pareggio è arrivato, finalmente è arrivato il pareggio ragazzi, giustissimo. Non da fallo, ma poi con un rimpallo strano la recupera. E ancora qua Mattia destro, il miracolo, non ci posso credere. Il miracolo ancora del portiere, che ci toglie la possibilità di andare in vantaggio. Attenzione qua che ha recuperato De Jong, pallone dentro, al tiro Lewandowski, ancora lui, Lewandowski ancora al tiro e palo fuori. Attenzione, palla dentro Robert Lewandowski e sprechiamo quella che è sicuramente l'ultima opportunità ragazzi, ma non ci posso credere. Che pareggio ingiusto questo, che pareggio ingiusto ragazzi, è un pareggio ingiusto. Le due squadre, due pali, occasioni sbagliate. Ho segnato veramente, guardate, 14 tiri a 3. Vabbè ragazzi, ok, siamo saliti a 6 punti, quindi nulla da fare, ci manca un punto almeno per salvarci. Quindi vediamo come va la seconda partita del giorno. Ok ragazzi, eccoci nel secondo match. Questo è il mio avversario, Vignola United. C'ha, vedi, Wilfred Bonny, poi Neymar, Dybala e Renato, non so chi, poi Fernando Thiago, Roberto Carlos, Lam, i due difensori, Gil e Kirch, Oblak in porta. Ed è una buona formazione, quindi dobbiamo fare attenzione. Lui usa un 4-2-3-1. Allora ragazzi, poi io provo qua con Baggio, ma è molto difficile perché è molto distante dalla porta. Vediamo Baggio, il tiro di Baggio, gol! Incredibile gol di Roberto Baggio ragazzi, per punizione. Roberto Baggio ragazzi, il maestro, per punizione, mamma mia. Perfetta l'esecuzione, guardate qui ragazzi, che tiro. Grandissima rete di Roberto Baggio, 1-0 per noi. Lewandowski, fermato.
ma sbaglia tutto. Destro, gol! Mattia Destro ha sbagliato il rinvio. La data sui piedi di Mattia Destro e abbiamo raddoppiato. Ancora Robert Lewandowski. Facciamoli provare la bomba di Lewandowski. Deve respingere il portiere. E poi nulla da fare qui. Non riusciamo a ribattere. Destro, dentro, Lewandowski prova il tiro anticipato, ragazzi. Potevo fare la finta, ma voglio chiuderla questa partita. Attenzione, mettiamo la palla dentro. Tiro, ancora, dovrebbe essere ancora angolo. Sì, è ancora angolo. Scarica dietro, c'è ancora la palla lì. Non riuscivo più a tirarla, ragazzi. Non riuscivo a tirarla. E finisce qui il primo tempo, ragazzi. 2-0 per noi, dobbiamo assolutissimamente conservare questa vittoria. Infatti sta già dando battaglia. E c'è il gol subito, ragazzi. Con Boni, non ci posso credere. Ha subito segnato. Ma guardate qua, incredibile l'errore. E c'è il pareggio, ragazzi, ma non ci credo. Ma non ci credo, ma come si impostano? Si vede subito in questo secondo tempo. La traiettoria è imprevedibile. Qua il tiro e il palo. Roberto Baggio dentro. Ancora il pallone verso Mihojlovic. La palla rimane lì, può tirare. Di tacco, fuori. Fuori, fuori, ragazzi, non è giornata. Non è giornata. Qui per fortuna che ha sbagliato, ma De Jong aveva dato palla a loro. E finisce due pari, ragazzi. Non ci posso credere. È incredibile questo gioco online. È incredibile, ragazzi. È incredibile. Vi dico solo questo: 7 tiri contro 3. E come al solito, pareggio. Ha avuto un momento di reazione. E sono più riuscito a fare nulla. Ok, ragazzi. Allora, con i due pareggi di oggi abbiamo raggiunto i 7 punti che servivano per salvarci. Quindi almeno siamo salvi. Almeno questo. Ora mi mancano 3 punti per la promozione in divisione 8. Quindi nel prossimo episodio ci saranno le ultime due partite. Me ne basterà vincere una. Basterà, tra virgolette, per come vedete questo è l'andazzo, che non si riesce mai a vincere una partita qui su PES. Non ho capito il perché. Comunque nel prossimo episodio quindi vedremo come andrà a finire, se riusciamo ad andare subito in divisione 8 o se dovremo rigiocare la divisione 9. Ok ragazzi, allora come sempre vi invito a lasciare like, commentare se avete qualcosa da dire, condividere se avete fatto, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, suggerite ai vostri amici. Qui da Angelo Nero 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella.